un gioco a caso, carissimi amici, che poi tanto a caso non è. Riesco finalmente ad accontentare l'amico del canale Maurizio Casolari, che da tanto tempo che mi chiede se questo gioco Montezuma Revenge, un bellissimo platform, un'idea senza tempo, più volte oggetto di tentativi di imitazione questo gioco, ma sempre assolutamente in grado di stupire per il merito alla struttura molto semplice ma avvincente e divertentissima. Ogni schermata, perché è stato un platform a schermate fisse, ogni schermata, dicevo, rappresenta una sfida, per quanto molte tendono ad assomigliarsi tra di loro, o sono molte stanze, intendo, sono identiche tra di loro, se non fosse per il cambio del colore dello sfondo, cambia un po' la posizione dei nemici, la loro aggressività, ma è un'idea primitiva, un'incarnazione di platform insuperata nel proprio genere, assolutamente piacevole e solidissima sul piano della giocabilità. Pochi comandi, ma un eventuale errore di tempismo o di misura metterà a dura prova il giocatore. Gioco per niente facile, ma assolutamente divertentissimo. Gioco pubblicato da Parker Brothers nel 1984 per Commodore 64, e non solo, ma io conosco molto bene La versione Commodore 64, grazie anche alle cassettine da edicola, come sempre, dove il gioco era presente in una spettacolare Game 2000 numero 5 sotto il falso nome di Predatore. È proprio questo quello che andremo a vedere oggi, un breve, penso, gameplay. Ho cercato di allenarmi un attimo, ma anche non troppo, così per il gioco è molto difficile ma divertente. Noi, il protagonista di questo gioco, Panama Joe, è un esploratore dove chiaramente hanno preso ispirazione Indiana Jones, il quale deve raggiungere la sala del tesoro di Montezuma, posta all'interno di una fortezza, scusate, sotterranea azteca, cercando di evitare ovviamente creature e trappole mortali che cercheranno di impedire a noi di andare a risolvere l'enigma. Andiamo dunque assolutamente subito a vedere il gameplay di questo stupendo gioco, il Predatore. Eccola qua la schermata, livello 1, 2, 3, facciamo il livello 1, andiamo, partiamo, ed ecco qua il cappellino del nostro esploratore, che sembra chiaramente Indiana Jones in questo tempio maledetto infestato da teschi e scheletri. La prima cosa da fare è prendere delle chiavi. Prendiamo la chiave, perché vedete che quelle cose lì, quei muri azzurri, sono semplicemente delle porte, e ogni porta ha un suo colore e necessita di una sua chiave. Prendiamo, evitiamo il serpentaccio, prendiamo i diamanti, a 10.000 punti si vince una vita. Esploriamo tutto questo tempio azteco e il gioco è divertentissimo. Attenzione, perché è un gioco molto punitivo anche sulle altezze, quindi attenzione a non fare salti da troppo in alto, altrimenti moriremo. Attenzione alle creature, recuperiamo la chiave azzurra, ho recuperato una chiave rossa, perché chiaramente, come ho già detto, le porte sono di molteplici colori. Visitare tutto questo enorme tempio, ecco qua, c'è un muro che blocca l'accesso, quindi torniamo indietro. Ecco, bellissima. È rimasto solo un po' di fumo, molto difficili salti. Sono volato giù nel fuoco e sono completamente carbonizzato. Saltiamo via il serpentaccio e andiamo a aprire l'altra porta azzurra. Proseguiamo. Finché c'è vita c'è speranza. Prendiamo anche questa cosa, quella del manico della spada, mi pare, che poi c'è anche una spada da prendere che ci darà la possibilità di uccidere un nemico. Il serpente era grigio e è diventato verde nel frattempo. Ecco che già le prime stanze, vedete che sono molto complicate. Andiamo via da qua, non si può prendere niente. Prendiamo i nostri diamanti, attenzione al ragno che ci segue, maledetto ragno. Teschi che rotolano. Eccola qua la spada. Io questa spada posso sfruttarla per uccidere un nemico. Attenzione a non sprecarla. L'obiettivo del gioco, mi dicevo, andare a recuperare il maggior numero di tesori per poi arrivare alla fine al tesoro madre del gioco. Ecco qua la spada serve. Per un esempio di come utilizzare la spada, qua era inevitabile utilizzarla, altrimenti Teschi ci avrebbe fregato. Qua è già una stanza molto molto insidiosa, dove
Ogni minimo errore ci punirà. Se io volo giù da queste piattaforme, per esempio, morirò. Ma cerchiamo di non morire. Andiamo a recuperare le chiavi di queste tapirulane in movimento, che, attenzione, è molto molto difficile. I comandi sono ben fatti, ben studiati, fortunatamente, perché già il gioco è difficile di sé. Se fosse stato anche programmato male sotto il punto di vista dei comandi, sarebbe stato disastroso. Invece no, fortunatamente è programmato bene. Ho già preso un mucchio di chiavi, molto molto bene, e adesso andiamo a vedere. Ecco qua, andiamo a recuperare quelle chiavi dove c'è la porta blu, dove c'è qua dentro il teschio. Attenzione, un attimo, attenzione, ecco. Il tapirulan mi ha fregato, perché ovviamente bisogna guardare il senso di rotazione del tapirulan. E no, ho vinto una vita ma ho sprecato la spada. Dicevo, il senso di rotazione del tapirulan, e dobbiamo tirare la leva del joystick nel senso opposto per rimanere, diciamo, in equilibrio. Molto bene, continuiamo a prendere diamanti. Ho vinto una vita, 10.000 punti. Ogni 10.000 punti si vince una vita. Quella spada lì non mi ricordo più come si fa a prendere, ma niente, adesso non... un sacco di chiavi, sì, devo andare a qui, ma a sinistra invece che a destra, perché vedete, porta blu, porta rossa, chiave azzurra e porta rossa, fatto andare tutte le chiavi, e proseguiamo nell'esplorazione di questo labirinto, di questo sotterraneo azteco. Ecco, le stanze riciclate che vi dicevo poco fa, questo è un esempio, è identica a una delle stanze di inizio gioco, se non per il cambio di colore della palette, ma ci sta assolutamente. Tutto questo ci sta, e più che andiamo a destra, molte possibilità, molteplici possibilità di strade. Qua è un punto stronzo, quel ponte qua si fa, ma bisogna saltare. Mamma mia, che fortuna, qua di solito muoio sempre, invece questa volta mi è andata bene, ma arriverò sicuramente in un punto dove sarò meno fortunato, perché ogni stanza ha il suo giusto procedimento da studiare per essere superate in maniera corretta. Prendiamo la spada, che è sempre utilissima. Guardiamo se riusciamo a recuperare i due diamanti. Vedete la musica quando la cucaraccia, molto divertente. Effetti sonori essenziali, non c'è una musica in game, ma ci sono degli effetti sonori simpatici, ben fatti, tutto essenziale, ma piacevole, niente da dire. Vediamo questa nuova stanza, fuoco e fiamme che vengono dal pavimento. Facciamo questo giro, andiamo a recuperare, se riusciamo, con i due diamanti sopra lì, che sarà una bella impresa. No, è difficile, molto difficile, perché in teoria dovrei riuscire a salire su quelle corde lì, ma non è. Il ragno qua rompe le balle, però, quel ragno qua, ma vai giù, uccidiamolo, così almeno c'è un problema in meno. No, il tapirulan lì è troppo piccolino, c'è poco tempo di reazione. Ho perso due vite, non penso che... Proviamoci ancora una volta. No, non volare. No, attenzione, su. I salti sono infernali, i salti sono... Bisogna calcolarli perfettamente, perché altrimenti... Ecco, io sono arrivato qua, ma quasi quasi è meglio che proseguo, andare a vedere altro, perché altrimenti sto perdendo tutte le vite qui per cercare di recuperare i due diamanti. Ne ho vinto un'altra, andiamo giù a vedere cosa c'è. I ragni, no, vai via ragno, perché vieni su? Io voglio andare via da qua, lasciatemi. No, vai via, maledetti ragni. Niente, non mi fanno passare. Ho sprecato anche, non ho più spade, e proviamo a recuperare quei, non ce la faccio più. No, guardate questo com'è veloce, maledetti ragni. No, da qua non si passa assolutamente senza una spada. Dobbiamo tornare indietro. Vai su dalla scala, perché non vai su? No, vai su dalla scala. Niente, non va su più neanche dalla scala. Sono obbligato a superare quel pezzo qui, ma no, niente, non ce la faccio, ragazzi. Fine. Game over. È stato breve ma intenso. Comunque
se volete che porto questo gioco in uno speciale per cercare di finirlo, anche se purtroppo una vera e propria fine non ce l'ha questo gioco, una delle gravi pecche di questo gioco, come tantissimi giochi degli anni 80 o per Commodore 64, che non c'era una vera e propria schermata finale. Comunque fatemi sapere, anche Maurizio Casolari, se ha piacere che vado ulteriormente avanti, lo farò con molto molto piacere, perché il gioco assolutamente merita uno spazio. Bene, spero che il gioco vi sia piaciuto, penso di sì, perché è molto intenso e bello. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima, ciao!